Sono due le cose che hanno creato delle polemiche. La prima è la combinazione del titolo e della citazione iniziale, ovvero "A great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself from within", che potrei tradurre: se una grande civiltà viene conquistata da nemici esterni è perché è già sgretolata al suo interno. L'altro problema sono le incongruenze storiche. Dall'immagine poco realistica della civiltà Maya al fatto che quando arrivarono gli spagnoli essa era già estinta da un pezzo. Affronteremo tutto questo, ma dopo. Ora concentriamoci sulle qualità meramente artistiche del film. È uno spasso, una gioia per gli occhi e il cuore, visivamente straordinario. Dai costumi degli indigeni alla giungla, buia, misteriosa, pericolosa, ma anche sorgente di vita e luogo in cui nascondersi, sfuggire alle lusinghe della modernità. Non c'è una sola scena che non riesca a suscitare qualche genere di emozione positiva nello spettatore. Può essere commozione, può essere rabbia, può essere disgusto, può essere atletica esaltazione. La tensione non viene mai meno, è quasi impossibile annoiarsi. Forse le uniche scene che uno che ha già visto il film potrebbe avere la tentazione, rivedendolo, di saltare sono quelle nel pozzo in cui è intrappolata la donna di Zampa di Giaguaro. Ma si tratta di scene necessarie, sia per giustificare la tenacia del protagonista, sia per concedere agli spettatori un momento di pausa, di respiro tra una scena d'azione e l'altra. Siamo all'inizio del XVI secolo. Da qualche parte nello Yucatan c'è una giungla piena di giaguari, sabbie mobili, rane velenose, ma anche selvaggina, piante commestibili, fiumi, legname. Un luogo perfetto in cui sopravvivere se si è preparati. Una trappola mortale per gli altri. In questa giungla vivono i discendenti degli asiatici che 10.000 anni fa, forse più, colonizzarono per primi il continente americano. Uno di essi è Zampa di Giaguaro. La sua è una tribù di cacciatori. La loro specialità è costruire trappole. Mediamente sono robusti e hanno i capelli lunghi, anche i maschi. Ma a parte questo, ognuno di loro ha un look e una personalità ben distinte e ben descritte. Questo è l'elemento più gratificante di Apocalipto. In un altro film gli indigeni sarebbero dei cloni. Qui sono dei personaggi veri. Mel Gibson, in nome del realismo, fa scelte scomode. Li fa parlare in lingua maya, non nasconde le loro infantili superstizioni, né il maschilismo. Quando una donna viene violentata e uccisa, il suo uomo sembra più preoccupato del godimento che potrebbe aver provato durante l'assalto. Il fatto che ha una differente dieta corrisponda a una diversa corporatura, o che i cattivissimi invasori della città tra di loro siano simpatici e amorevoli, e che il mobbing non sia sconosciuto neppure nell'ambiente ristretto e armonioso di una tribù. Il primo indizio che la loro routine verrà presto spazzata via viene da un incontro che non è degenerato per un pelo con una tribù di pescatori che hanno i capelli corti e sono molto più magri. Non vogliono invadere il territorio di Zampa di Giaguaro. Stanno scappando. Sono in cerca di una nuova vita. Qualcosa sta succedendo. C'è un pericolo che cresce e che si avvicina sempre più. Una notte il villaggio di Zampa di Giaguaro viene assalito. Gli assalitori sono dei sofisticati guerrieri guidati dal massiccio lupo che indossa un'armatura che da sola vale il prezzo del biglietto. La tribù, sorpresa, non è in grado di opporre un'adeguata resistenza. I vecchi vengono uccisi. Tra essi c'è anche il padre del protagonista. Le donne violentate e fatte prigioniere. Anche i giovani uomini vengono catturati. Gli unici a venire risparmiati sono i bambini, che vengono lasciati al loro destino. Zampa di Giaguaro, prima di piegarsi, aiuta la moglie incinta e il primogenito a rifugiarsi dentro una profonda buca, dalla quale è impossibile uscire senza un aiuto esterno. I prigionieri vengono portati in una città. Alla paura si aggiunge lo stupore. Non avevano mai visto degli edifici in pietra così maestosi e così tante persone nello stesso posto.
posto. E tutta quella diversità, quel caos, bello e mostruoso allo stesso tempo. La città, pur nel suo sfarzo, sta chiaramente affrontando un momento difficile. C'è siccità, carestia, una parte della popolazione è povera e malata. E i sacerdoti maghi, per tenere a bada il malcontento della folla, devono dare il meglio di sé come showman. Le donne catturate vengono vendute come schiave, mentre gli uomini vengono sacrificati a Kukulkan, il dio serpente. Il rituale è cruento. I cerimonieri sembrano degli invasati. Il re sembra un pavone. Il principe è un insopportabile moccioso, grasso e viziato. I prigionieri vengono fatti stendere a pancia in su e sventrati. Il cuore gli viene estratto, la testa mozzata e il corpo viene gettato giù da una scalinata. Le donne del popolo attendono lì in basso per intingere le dita nel sangue dei sacrificati e spalmarlo sulle facce dei loro neonati, come noi spalmeremmo una crema protettiva. Arriva il turno di Zampa di Giaguaro. È finita, pensa. Ma proprio in quel momento accade il miracolo. Siamo in pieno giorno, ma la notte arriva all'improvviso. Si tratta di un'eclissi solare. La gente è in delirio. Il sacerdote e il re si scambiano uno sguardo complice. Altro che miracolo. I sacerdoti avevano previsto quello straordinario ma naturalissimo fenomeno astrofisico. I governanti della città hanno ottenuto quello che volevano. Nuovi sacrifici non servono. I prigionieri sopravvissuti vengono così regalati a Lupo Zero, che li usa come cavie per far esercitare e divertire i propri uomini. Durante uno di questi giochi, Zampa di Giaguaro scappa, uccidendo Pietra Tagliata, il figlio di Lupo. Il dolore e il desiderio di vendetta gli tolgono la lucidità e comincia un fenomenale inseguimento fino al territorio di Zampa. Ma se in catene e in città era un uomo dimezzato, nella giungla è lui il dio, perché ne conosce ogni segreto. Uno dopo l'altro fa fuori 7 dei 9 inseguitori, compreso il leader e colui che gli ha ucciso il padre. I 2 sopravvissuti tuttavia non sembrano destinati a qualcosa di meglio. Appena raggiunta la spiaggia gli si sgranano gli occhi. Davanti è ormeggiata una gigantesca barca dalla quale sbucano fuori esseri umani stranissimi, bianchi e con i peli sulle guance. Sono ovviamente europei. Zampa ne approfitta per dileguarsi e raggiungere la moglie, giusto in tempo per vedere il secondo genito coperto di sangue e il cordone ombelicale ancora attaccato alla pancia della mamma. Nell'ultima scena la neomamma domanda se non sia il caso di chiedere aiuto a quegli strani esseri venuti dal mare, ma Zampa risponde che il loro posto è la foresta. La seconda parte del film è più didascalica e banale della prima, ma è comunque efficace. Quando Zampa e la sua famiglia prendono la decisione di isolarsi dal mondo, viene spontaneo fargli i migliori auguri, ma si rimane con la voglia di saperne di più sul loro destino, anche su quello della città e dei suoi abitanti, naturalmente. Ok, ora siamo pronti per affrontare le polemiche. Partiamo dal titolo e la citazione. Sono indubbiamente accattivanti, ma costringono lo spettatore a dare del film una particolare lettura politica e filosofica. Gli indigeni americani sono stati spazzati via dagli spagnoli e dagli inglesi perché la loro cultura era ormai corrotta dall'interno e pronta a liquefarsi? Secondo me, sarebbero stati spazzati via comunque. Gli Aztechi erano all'apice della loro potenza, ma gli mancavano alcune cose che invece gli spagnoli avevano. Tutte riassumibili in 2 parole: anticorpi e modernità. Quella modernità che, secondo il regista, sarebbe la causa principale del decadimento di ogni civiltà, forse anche la nostra. Gli Aztechi erano tanti e tecnologicamente avanzati, ma tutto sommato tradizionalisti e sempliciotti, isolati e superstiziosi, poco moderni se vogliamo. La mentalità spagnola invece era stata forgiata da millenni di guerre mediterranee ed europee. Erano scafati, diciamo. Sapevano scrivere, a differenza degli Aztechi, e prima di attaccare un avversario prendevano informazioni su di lui. Facevano quel che facevano in nome di Dio.
ma il cognome era cinismo. Avevano la burocrazia, non dipendevano quindi da un solo uomo. Noi odiamo la burocrazia, ma a volte è utile. A una ventina di soldati spagnoli fu sufficiente catturare il re dio degli Aztechi per mandare in confusione migliaia di guerrieri piumati. Non avevano idea che nel mondo esistesse qualcuno di così furbo o pazzo da mettere le mani addosso a Dio in persona. Senza di lui erano persi in ginocchio. Per anticorpi intendo quelli genetici, quelli che europei, asiatici e africani hanno sviluppato mescolandosi tra loro. Spagnoli e inglesi hanno ucciso più indigeni americani starnutendo che sparando. Chiarito questo, un altro titolo, per esempio zampa di giaguaro, sarebbe stato più appropriato e senza citazione. Passiamo all'altra polemica, quella sulle incongruenze storiche, che sono soprattutto due: le torture e i sacrifici di massa, che erano tipici degli Aztechi ma non dei Maya, e il fatto che all'arrivo dei colonizzatori europei la civiltà Maya avrebbe già dovuto essere decaduta da un pezzo. In effetti i Maya del film hanno tanti, forse troppi, punti in comune con gli Aztechi. Ma mi chiedo, e vi chiedo, perché non avrebbero dovuto averne? È come se ci si stupisse delle somiglianze tra Sumeri e Babilonesi. Non è che gli Aztechi fossero in California e i Maya in Patagonia. No, erano tutti lì, in Messico. Gli Aztechi a nord, i Maya a sud, ma insomma la zona era quella. Così come i Maya sono stati influenzati dagli Olmechi, gli Aztechi sono stati influenzati dai Maya, e viceversa. Mentre gli antichi romani si imbarbarivano, i barbari si romanizzavano. E poi cosa si intende per civiltà decaduta? Che tutti i suoi esponenti sono morti? È impossibile. Che non ha lasciato tracce? È mai successo nella storia? Che non è più sorretta da un sistema politico e da ideali mitici? Forse solo all'ultima domanda risponderei di sì. I Maya non sono stati spazzati via da un cataclisma. Essi sono ancora con noi e parlano il Maya. Molte delle comparse del film hanno proprio questa origine. Quello Maya non era un impero. Ogni città aveva la sua storia e le sue esigenze. L'epoca d'oro era terminata 4-5 secoli prima dell'arrivo degli spagnoli, certo. Ma alcune importanti comunità hanno continuato a sopravvivere per molto tempo dopo il declino di Tikal o Calakmul. E a proposito di torture, nel 1511 una caravella spagnola naufragò nei Caraibi. 10 dei 12 sopravvissuti vennero sacrificati. Dei due risparmiati, uno divenne 9 anni dopo l'interprete di Cortés. Che ironia. Certo, il rituale mostrato nel film è quasi identico a quello degli Aztechi. Ora, potremmo limitarci a essere tolleranti e concedere al cinema qualche licenza poetica. Ma perché non ritenere possibile che al tramonto della civiltà Maya, l'ultima città-stato della giungla, la depositaria dello splendore e della pazzia degli antenati, intravedendo all'orizzonte la fine, abbia ceduto alla tentazione di imitare i vicini di casa, che invece sembravano giovani e col futuro in mano? Attenzione, non sono un archeologo, non mi spaccio per tale, sto solo fantasticando e usando il buon senso. Dico solo che Apocalipto, a differenza di tanti altri film storici plasticosi, ci restituisce un'atmosfera polverosa e realistica. Dalla lingua Maya al mercato degli schiavi, dal sessismo al cinismo dei sovrani e dei sacerdoti, all'orgia sociale, con mendicanti che mendicano davanti a donne ingioiellate che gli sputano addosso. Non ho mai pensato che questo film fosse perfetto o un capolavoro, ma non mi stancherei mai di riguardarlo. È uno di quei film a cui ci si affeziona facilmente, che si incastonano nella memoria. Se lo avete già visto, sapete benissimo di cosa sto parlando. In caso contrario, spero che questo video vi abbia dato un motivo per entrare nel nostro club. Ciao!